Mi chiamo Giancarlo Giudice. Sono il mulo del volante, così mi chiamano i colleghi di lavoro. Salgo sul camion e macino chilometri su e giù per l'Italia. Instancabile e affidabile, dicono di me. Loro non sanno chi sono veramente. Per Giancarlo Giudice, seduto davanti al procuratore capo di Torino, Piero Sassi, è arrivato il momento di confessare. Tutti devono sapere che è lui ad aver commesso quegli efferati omicidi restati impuniti per anni. Lui che le ha strangolate con delle calze di nylon, legate con il fil di ferro, gettate in un canale o abbandonate in un'auto, poi date alle fiamme. 9 le sue vittime. E sono tutte prostitute. Giancarlo Giudice nasce a Torino l'11 marzo 1952, trascorre parte della sua infanzia in un collegio ad Alessandria, perché nessuno può occuparsi di lui. Il padre è un alcolizzato e la madre è gravemente malata di cuore. Quando a 13 anni gli comunicano che la mamma è morta, disperato tenta il suicidio. A 14 anni il padre, che nel frattempo si è risposato, riprende Giancarlo in casa, ma i rapporti in famiglia sono tesi. Giudice non sopporta la matrigna, Maria Rosa Fazio. Prova nei suoi confronti un odio viscerale per quella donna che ha preso il posto dell'amata madre e il suo disprezzo si trasforma anche in un tentativo di violenza sessuale. Un episodio che sancisce il definitivo distacco dal padre, che lascia via Cravero, estrema periferia di Torino, e si trasferisce con la nuova moglie in Calabria. Ma lei continuerà ad essere l'ossessione che determinerà tutta la sua vita futura. Giancarlo ora deve cavarsela da solo. È un tipo introverso, non ha una ragazza, non lo interessano. Meglio le auto veloci, le armi e il suo chiodo fisso, il sesso, la pornografia. Sporca la fedina penale con qualche piccolo furtarello, con un giro di piccoli delinquenti del quartiere, e finisce prima in riformatorio, poi in carcere, con l'accusa anche di diserzione e porto d'armi illegale. Uscito dal carcere inizia a lavorare come camionista. Percorrere chilometri su chilometri gli piace, è uno stacanovista, instancabile. Nessuno ancora sa che a dargli tutta quella carica è la sua compagna preferita, la droga. La sua prima vittima è Francesca Pecoraro, è il 29 dicembre 1983, una prostituta quarantenne di cui non si saprà nulla per 3 anni. Solo dopo il suo arresto sarà Giudice a rivelarlo agli inquirenti, perché il suo cadavere trovato lungo la Stura, dentro una bianchina rubata e data alle fiamme, era completamente sfigurato. Tra il 1983 e il 1986 la sua furia omicida colpisce ripetutamente, anche a distanza di poche ore o di pochi giorni, altre 4 donne. Uccise nel suo appartamento, in auto e poi ripescate nei fiumi Po e nei canali. Quasi tutte legate da cavi elettrici, strangolate con delle calze di nylon o con un colpo di pistola alla nuca durante un rapporto sessuale. Annunziata Pafondo, 48 anni. Uccisa a casa di Giudice, trovata sepolta sotto la neve a mezzi Po, una frazione di Settimo. Giovanna Bicchi, 64 anni, strangolata a casa di Giudice a Torino e poi gettata nel Po. Addolorata Benvenuto, 47 anni, accoltellata nei pressi della Dora e gettata nella Stura. Laura Belmonte, 66 anni, strangolata e gettata in un canale a Saluggia. Maria Corda, 44 anni, strangolata a Torino e ripescata in un canale a Cigliano. Maria Galfrè, 44 anni, uccisa in via Baiardi a Torino con un colpo di pistola alla nuca. Il cadavere trovato carbonizzato in una baracca data alle fiamme. Clelia Mollo, 58 anni, strangolata con una calza a Torino nel suo appartamento di via 20 Settembre. Maria Rosa Paoli, 37 anni, uccisa a Rocchetta Tanaro nel suo appartamento con 2 colpi di pistola alla testa. Tra le prostitute a Torino si scatena il panico. C'è un killer là fuori, un mostro pronto a colpire. Le strade sono deserte, le lucciole hanno paura. Per la polizia, con tutti quegli omicidi senza un colpevole e un modus operandi che li accomuna, è ormai certa l'esistenza di un serial killer. A tradirlo, il 28 giugno 1986, appena 2 ore dopo il suo ultimo omicidio,
È un normale controllo di routine della stradale. Giudice viene fermato dentro la sua auto. All'interno della vettura la polizia trova due pistole, un asciugamano intriso di sangue sul sedile posteriore e alcuni oggetti appartenuti a Maria Rosa Paoli, un'affiliata ai Nuclei Armati Proletari, trovata cadavere su una collina tra i castagni di Rocchetta Tanaro. Portato in questura, giudice decide di confessare, ma solo l'ultimo della sua catena di omicidi. Verrà trasferito nell'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia in attesa di accertamenti peritali. Analizzando attentamente il verbale d'arresto, il capo della mobile, Piero Sassi, intuisce che bisogna approfondire le indagini, scavare nella vita e nel profilo psicologico di giudice. Quell'uomo potrebbe essere il serial killer che stanno cercando. Una personalità sicuramente deviata, convalidata dagli elementi che gli agenti trovano perquisendo la sua abitazione. Sulla parete accanto al letto un calendario sexy, diversi schizzi di sangue sui muri e commenti osceni, il pavimento, un tappeto di riviste pornografiche e ancora corde, nastro isolante, fili elettrici, un coltello ancora sporco di sangue. Il cerchio si stringe. Il 27 agosto 1986 il giudice viene portato davanti agli investigatori della questura di Torino. Piero Sassi prima gli offre sigarette e birra, poi lo incalza. Allora vuoi deciderti a dirmi com'è andata? E lui inizia a parlare, 8 ore di seguito, fornendo particolari indizi che solo gli inquirenti potevano conoscere. Erano tutte battone, le odiavo. Erano vecchie e brutte. Mi ricordavano la mia matrigna. Non mi interessa sapere perché l'ho fatto. Sono superficiale, me ne sbatto. Poi al magistrato Francesco Saluzzo rivolge una richiesta. Voglio essere condannato alla pena di morte per tutto quello che ho fatto. 100 ore di colloqui e test non riescono a chiarire quale molla abbia spinto giudice ad uccidere. Per il Tribunale di Torino il killer è sano di mente e la Corte d'Assise il 22 marzo 1989 lo condanna all'ergastolo. Sarà la Corte d'Appello il 6 novembre 1989, dopo altre 3 perizie, a commutare la pena in 30 anni di carcere più 3 in un ospedale psichiatrico giudiziario. Giancarlo Giudice torna in libertà nel 2008, ma è considerato un uomo malato e la sua nuova vita è protetta dal segreto, forse è anche sotto stretta sorveglianza. Resta solo una domanda, perché? Ma forse anche oggi non sa rispondersi nemmeno lui.